Innanzitutto l'abbattimento delle case vecchie, lo svuotamento con il diritto assolutamente prioritario di coloro che erano o assegnatari o sanati ma ante 1998, per cui questo comprensorio di 101 abitazioni in 20 giorni, vedete anche i mezzi a lavoro, i traslochi ai quali ciascuno ha proceduto in una situazione di incredibile ordine. Consideriamo che siamo in un luogo difficile del Rione De Gasperi, in 20 giorni nuova vita e una nuova abitazione per tutti. Sono cominciate le operazioni di trasloco delle 101 famiglie assegnatarie dei nuovi alloggi del comparto N di Via De Meis a Ponticelli. Da oggi, 5 al giorno per 20 giorni, entreranno tutte nei loro appartamenti in attuazione del piano di mobilità abitativa dell'amministrazione comunale. Dopo che i primi 57 nuclei familiari si erano già spostati nei nuovi alloggi nel giugno 2015. Il lavoro istruttorio del Servizio Politiche per la Casa ha proceduto alla valutazione delle singole posizioni di ogni nucleo familiare. Valutando i requisiti di legge, procedendo poi agli abbinamenti e alle assegnazioni, il tutto a pochi metri di distanza dal vecchio insediamento che risale al piano Marshall del secondo dopoguerra. Nel frattempo il rione vecchio, l'abbattimento delle palazzine che riusciremo a realizzare per le vie brevi, ma un messaggio forte che l'amministrazione comunale invia a tutti i cittadini: nessuno resterà indietro, tutti potranno avere la condizione di un alloggio ancorché temporaneo ed aspirare al nuovo De Gasperi, per il quale siamo in discussione con la Regione Campania per il rinnovo dell'accordo di programma che attendiamo, e a quel punto nessuno, l'interesse e il bisogno di nessuno sarà concorrente con quello degli altri e tutti potranno avere la casa nuova. Nel frattempo i primi 101 che si aggiungono ai 57 sono persone assegnatarie che hanno sottoscritto piani di rateizzo che hanno una regola certa. Nel regno nel quale la camorra assegnava le case, probabilmente qualcosa di molto forte è cambiato.